Come documentano la rapida espansione nel Peloponneso e l'impresa della conquista di Troia, i Micenei sono un popolo di guerrieri. Essi tuttavia sono anche abili mercanti. Infatti, dopo aver occupato quasi tutta la Grecia, dando vita a piccoli regni governati da un re, un capo militare e da un'aristocrazia guerriera, i Micenei strapparono gradualmente alla civiltà minoica il controllo dei traffici commerciali nel Mar Mediterraneo, arrivando a detenerne il monopolio o talassocrazia. Strettamente legata all'attività commerciale è l'adozione di un sistema di scrittura chiamato lineare B. Quando furono riportate alla luce le rovine dei palazzi micenei, agli inizi del Novecento, gli archeologi trovarono un gran numero di tavolette di argilla, nelle quali gli scribi dei palazzi avevano tracciato con lo stilo alcuni segni misteriosi. Questa scrittura, definita dal suo scopritore, l'archeologo Arthur Evans, lineare B, non fu decifrata subito. Nel 1952 l'esperto di crittografia Michael Ventris e l'archeologo John Chadwick scoprirono che quella micenea era una scrittura sillabica in cui ogni segno corrispondeva a una sillaba. I segni corrispondevano a sillabe che erano presenti anche nella lingua greca. Per esempio, la parola micenea oanax corrisponde al greco anax, che significa signore.